L'emigrazione è un fenomeno sociale che ha visto una grande moltitudine di italiani disposti a sacrifici e disagi immensi nella speranza di dare una svolta alla vita personale e familiare. Per lo più, l'emigrazione italiana ha avuto come protagonisti principali gli uomini. Le donne hanno avuto però, tra 800 e 900, un ruolo determinante. Parlare di balie nel terzo millennio può sembrare anacronistico, ma ricordare il passato non è mai un errore. Le donne balie sono esistite in Italia fino al secondo dopoguerra. La ricerca e la produzione industriale di latte artificiale hanno portato ad un profondo cambiamento nelle tradizioni secolari di tante donne. In Valdinievole l'emigrazione femminile era di carattere transitorio e temporaneo. Erano per lo più cameriere, addette ai lavori stagionali, termali e soprattutto balie. Era la necessità di denaro contante che spingeva le donne, in particolare le balie, a un grande sacrificio psicofisico notevole. La decisione di mandare una donna a lavorare fuori casa era presa dall'intero gruppo familiare, che convinceva la donna stessa a farsi carico dell'andamento economico della famiglia. Alla donna erano richieste doti di instancabilità, spirito di sacrificio, operatività e obbedienza. Per capire la necessità di mandare una donna fuori casa a far la balia, è importante capire che la situazione economica a Valdinievole era di tipo ristretto. Erano cioè, per la grande maggioranza, famiglie dedicate al lavoro dei campi e alla trasformazione dei prodotti agricoli e palustri come il sarello di Padure. Questo brano è tratto da Ciao Italia.